Oh, no. Ah, sta qui. Arrivo. È qui la conferenza stampa, bene. Buongiorno a tutti. Io sono Massimo Ferrero. Il presidente da Sampdoria. Buongiorno a tutti. Io ho fatto due dichiarazioni. Intanto, è un peccato per ieri. È una brutta sconfitta immeritata. Io sono sincero, ve lo dico a cuore aperto. Prima della partita ho fatto una cosa che andava fatta. Sono andato dai dirigenti del Parma e ci ho lasciato questi, che sono Ferrero, e questi della Doria. Mi fa capire, amici del Parma, facciamoci un biscotto e facciamo una finita 2-2. Va bene? Non l'hanno capito. Stavamo vincendo 2-0 e questi poi il secondo tempo hanno giocato come dei fenomeni e prima hanno fatto gol e come è giusto, poi hanno fatto 2-2 come eravamo d'accordo che ci hanno dato i biscotti e poi questi però ci hanno anche segnato contro e poi provate che il presidente del Parma per dire che si è sbagliato, che doveva finire 2-2, ma questo non mi ha voluto ascoltare, non mi ha manco risposto al telefono. Come dice? Non ha vinto la Sampdoria, non mi prenda per il culo. E come? Poi non giocavo con la maglia bianca, ma quella Sampdoria è quella con la maglia blu. Ah, quindi abbiamo vinto. Meritano una grande squadra. E chi è che ha fatto colpo? Vabbè, non importa. Abbiamo allora vinto una grande partita che ho seguito con molto interesse. Grandissima Sampdoria. Questa bellissima nazione a metà fra i due continenti di Canada e Francia, in questo emisfero subtropicale, bello. La nazione della Sampdoria con queste belle montagne ondulate così. È bella, è una nazione bella la Sampdoria e io sono fortunato di essere presidente di questa società. Anche buono. Allora, fatemi due domande, dai, prima di passare agli argomenti piccanti, fatemi due domande. E contestazioni? Io le contestazioni del popolo blu ingazzato le capisco, perché... Voglio dire, quando sei presidente di una società grande come la Sampdoria, non te possono ma tutti. Qualcuno ti dovrà pure odiare. I tifosi del Genoa mi amano. Loro mi adorano. E sono pur sempre tifosi. Ma come un'altra squadra? Ma che stai a dire che è un'altra squadra? Che? Ma non è un derby. Non mi piglia per culo, allora. Il derby è una roba tipo Roma-Lazio, che so che Roma è la città e Lazio è la regione. Ma se sono Genova e Genova tutte e due, che cazzo di due squadre ci stanno a fare? Sono una squadra 1 e la squadra 2. La squadra 1 mi odia, la squadra 2 mi ama. Perché sto distruggendo la squadra 1, ma quello è un altro discorso. Forza Doria. Non mi venite a piglia per culo perché guardate, io sono imprenditore di quelli che... Ragazzi... Mentre voi giocavate coi burattini, prima che io venisse a Sampdoria, io gestivo una multinazionale di aerei, mentre parlavo inglese e vivevo nelle catene di rocce, avete capito? Era Livingston. Dunque, non venite a parlare e dimmi cosa, che bella la Sampdoria quando vince... Quest'anno purtroppo abbiamo mancato di pochissimo l'Hard Brod in Champions League, ma sono convinto che l'anno prossimo ce le faremo. Adesso veniamo al motivo che ci ho fatto la conferenza stampa. Voglio dire a tutti i tifosi di non si preoccupare, la Sampdoria non è in vendita, ma io la posso vendere a 100 milioni di euro, d'accordo? È una cifra giusta, dai, non sto esagerando, è un buon prezzo. Allora, so che siete tanti voi tifosi da Sampdoria, quindi facciamo così. Voi siete 20.000 tifosi,
Ci mettete 5 euro a testa, è poco, 5 euro a testa, e vengono 100 milioni. Con 5 euro a testa vi comprate la società. Eh? Che dice? Ho sbagliato qualche zero. Che ci vuoi far mettere 50 euro ai tifosi? Ma se non ce li ho messi a 50 euro per comprare sta società, vuoi che ce li mettano i tifosi? Ma che stai a Dio? Ma te sei tutto matto, ma non lo so. Allora, la Sampdoria non è in vendita, ma se mi date, facciamo 50 euro ogni a persona, in 20.000 persone vengono 100 milioni e io vi do la Sampdoria a voi 20.000 persone. Vi dico dove mandare. Allora, FRRMSM51A5. Io vuol dire questo codice fiscale? Che minchia è il codice fiscale? Io ho visto solo questo. Prima ci ho aperto il portafoglio. Non vi preoccupate, voi mandate qui i soldi e io tutto poi li giro sul mio conto in banca. Tanto io so bravo a fare queste cose, spendo i soldi da parte e metto da lato. Non mi hanno mai beccato. Ciao popolo blu caspiato, ciao, forza Sampdoria sempre.